Non ci sono stati i progressi sperati, ma non è facile pensare che una squadra con certi limiti e determinate caratteristiche per mesi, mesi e mesi, cambi improvvisamente in meglio. I pregi, discreta facilità nel trovare la via della rete. I difetti, il Pescara prende gol da chiunque e non riesce a trovare una solidità difensiva. Oggi come oggi fondamentale il risultato e quindi la qualificazione al secondo turno. Siamo appunto alla vigilia del match col Gubbio, in programma domani alle 20:30. Ferrari in dubbio, l'ecografia di controllo al polpaccio ha escluso lesioni. Di certo una buona notizia. Decisiva la rifinitura di questo pomeriggio alle 16 allo Stadio Adriatico. In attacco con Clemenza e Dursi, assai probabile però la conferma di Cernigoi, determinante con una doppietta per il passaggio del turno. Zauri sembra orientato a confermare la difesa a 4, scontato il rientro di Drudi, possibile quello di Cancellotti. E così la novità potrebbe essere rappresentata dall'impiego di Zappella Mezzala dal primo minuto. Sarebbe senza dubbio adattato, ma in grado più degli attuali centrocampisti per passo, corsa e attacco della profondità di interpretare e incarnare meglio il ruolo di interno. Se così fosse, rischierebbe il posto Pompetti, con Derisio schermo centrale e Pontisso ad agire più da fulcro della manovra. In campionato col Gubbio un pareggio e una vittoria all'Adriatico. Gli Umbri si sono classificati al 7° posto, 52 punti di cui 35 conquistati in casa, proprio come i biancazzurri, 17 invece in 19 gare esterne. Nel girone il Gubbio, la squadra che ha totalizzato più pareggi, ben 16 equamente distribuiti in 12 sfide contro le prime 6 della graduatoria, ha incassato appena 3 KO, tutti lontano dal Barbetti contro Modena, Entella e appunto Pescara. In casa l'11 di Vincenzo Torrente è riuscito a battere Reggiana, Cesena ed Entella. Torna dalla squalifica Migliorini, ancora out Aurelio. Sistema di gioco 4-3-3. Arena e Spalluto i punti di forza. Il primo, classe 2000, mancino di qualità e prospettiva, 6 gol all'attivo. Il secondo, centravanti mobile, classe 2001, scuola fiorentina, 10 reti in campionato. L'ex e la mezzala Danilo Boulevardi, classe 95, 45 gettoni con la primavera biancazzurra, 2 presenze in B, trascorsi in Abruzzo anche con l'Aquila e Teramo. Al Pescara, per accedere alla fase nazionale, sarà sufficiente il pareggio al 90°, come contro la Carrarese. C'è ancora una speranza, in caso di qualificazione, di diventare agli ottavi testa di serie con innegabili vantaggi, possibilità legata alle eliminazioni contemporanee dell'Entella, che ospiterà l'Olbia, e dell'Avellino, impegnato al Partenio Lombardi contro il Foggia dell'ex Zdenek Zeman.